Adesso vediamo proprio al nuovo premio di questa mostra, quindi che l'abbiamo proprio ideato per questa versione digitale. Quindi premiamo per il premio miglior vetrina digitale l'azienda Falpe. Intervengono i due fratelli e amico proprio. Io conosco perché fanno parte del tuo Cofargenato Como, abbiamo fatto insieme gruppo giovani di Cofargenato, quindi e loro sono sempre stati molto attivi anche non solo, come dicevo prima, solo per quest'anno, per questa manifestazione, sono molto avanti dal punto di vista digitale, quindi mi fa molto piacere e più sono giovani, quindi io devo, dico avanti i giovani che ci portino nel mondo digitale, aiutando sia l'esperienza, ma anche che il digitale ci possa aiutare, come ho detto anche per l'interno di design, quindi Gianpietro Conti, che il digitale ci porti a nuove forme di business, a nuove forme anche di contatto con la gente, perché no? E magari in altri posti del mondo potrebbe essere più facile. Quindi io con piacere do il premio per la miglior vetrina digitale a Falpe, Giorgio e Giorgio Tappa. Vai, io tengo tu parli. No, Sì, facciamo di regia. Sì. Vabbè, volevamo ringraziare innanzitutto tutto il comitato organizzatore della mostra, perché è riuscita in tempo zero a partire con una mostra digitale dell'artigianato, che non è facile. Ci dicevamo giusto ieri che nelle nostre aziende artigiane c'è sempre bisogno di nuova linfa, che porti nuovo ossigeno al polmone artigiano, e questa mostra lo ha dimostrato anche quest'anno su tutto il territorio lombardo. Quindi volevamo ringraziare nuovamente la mostra artigianato, e direi che colgo l'occasione per ringraziare anche Confartigianato in particolare e la Rufiere, che hanno dimostrato in questa edizione la capacità di evolversi naturalmente, che deve essere una dote che a noi artigiani sicuramente non manca, ma che non deve mancare a tutto il tessuto economico e politico dei nostri territori, per aiutare e supportare le aziende in questa particolare fase della loro vita. Quindi complimenti davvero all'artigianato come Lecco, e alla Rio Fiere per essere stati in grado di dare supporto a noi aziende in questa maniera davvero ottimale, e mi ha fatto molto piacere sapere che in futuro la Rio Fiere ha già pianificato un futuro anche digital, e questo per noi, che ovviamente ripiamo il premio della versione digital, non può farci altro che fa molto piacere. E faccio una marchettata, perché stiamo preparando, cavolo, stiamo preparando una piattaforma per acquistare online tapparelli, un configuratore fighissimo che nelle prossime settimane sarà online. Questo perché ovviamente noi ci fermiamo qui, anzi stiamo da tempo sul pezzo e ci continueremo ad assare, perché la nostra idea dell'azienda non è solo per la fisica tradizionale e la nostra strategia della nostra vita, ma è anche soprattutto digitale, online, aperta al mondo, aperta ai mercati, aperta ai clienti, aperta al futuro, dove è dove vogliamo andare. Quindi grazie per questo premio, ci onora tantissimo e ci tengo l'orgoglio. Grazie.